La musica giusta, suonata dagli strumenti giusti, nella giusta combinazione, al momento giusto. Questa è una buona orchestrazione. Bene, io mi sono scervellato per giorni e giorni, cercando di decidere quale brano eseguire per voi per illustrare tutti questi punti. Un brano che veramente vi mostrasse cosa significa una buona orchestrazione. E a mano che ci pensavo, mi sono reso conto che ogni bel brano avrebbe potuto dimostrarlo. Ogni sinfonia di Mozart, Brahms, Haydn, Tchaikovsky, Franck, Beethoven, Stravinsky, e ho pensato, a cosa in realtà avreste imparato dall'ascolto di una di quelle sinfonie. Avreste ascoltato una buona orchestrazione, ma non avreste saputo perché era bella, a meno che io non avessi passato ore e ore, magari settimane, per spiegarvelo in tutti i dettagli. Poi avremmo dovuto imparare a leggere la musica e studiare ogni strumento, sarebbe stato come un intero corso al conservatorio. Così quello che ho deciso di suonare per voi forse non è il più grande esempio di composizione nella storia della musica, ma probabilmente la più emozionante esibizione orchestrale nella storia della musica, il famoso Bolero di Ravel. Noi suoneremo il Bolero perché è un esempio meravigliosamente chiaro di come può venire usata una grande orchestra sinfonica. Praticamente è tutto qui, è soltanto un lungo motivo ripetuto continuamente, ma l'orchestrazione cambia a ogni ripetizione, diventando più forte, più sonora, più ricca, aggiungendo strumenti e crescendo finché termina nel più forte grido orchestrale che abbiate mai potuto sentire. Ma mentre il motivo si svolge, vi dà modo di udire l'orchestrazione in tutte le sue parti, in tutte le sue speciali combinazioni, e questo, in un certo senso, lo fa come nessun altro brano. Il Bolero è costruito in modo molto semplice, sembra una di quelle cose che si possono fare con riga e squadra. Prima di tutto, c'è il ritmo della danza del Bolero, che va avanti continuamente, senza cambiare mai, su questo tamburo. Sopra questo ritmo, che non si ferma mai, sentiamo un motivo. Una lunga, morbida, strisciante melodia, quasi araba. Una vera musica da coccole di gran classe. Questo motivo è in due parti, che chiameremo parte A e parte B. È la parte A che state ascoltando al flauto. Ora di nuovo la parte A, più ricca e più piena, dal clarinetto. Arriva la parte B, molto più alta, sul fagotto. Ora la parte B viene ripetuta sul piccolo clarinetto in mi bemolle. Questa ora invece è una sezione completa ed è tutta la musica che c'è nell'intero brano.
Ecco l'oboe d'amore che ora suona la parte A, ve lo ricordate? Quel cugino dei fiati di cui avevamo parlato. Ora, continuando, sentiremo la parte A due volte, la parte B due volte, poi di nuovo due volte la parte A, eccetera, sempre da strumenti diversi, finché tutta l'intera orchestra sarà stata impiegata e presentata e sfinita. Ma prima che sia finito, avrete udito ogni sorta di strani suoni, colori e combinazioni, e ogni volta l'orchestrazione cambia, come adesso. Tromba e flauto. Diventa più sonora, più ricca, più forte, finché verso la fine gli strumenti si uniscono per il grande grido. Questo è davvero emozionante come viaggio nel mondo dell'orchestrazione. Perciò bon voyage e spero che vi divertiate.
Thank you.